Da Mister Campania, siamo oggi 2 novembre con Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia, alla Borsa del Turismo Archeologico di Pestum. Con me la bravissima Missia, guida turistica ufficiale della regione Campania, con il suo bellissimo scudetto tipicamente della regione, ecco, facciamolo vedere. Allora Missia, come è andata quest'anno il Cilento a livello di visite guidate e quali sono le novità eventuali per il 2024? Sicuramente quest'anno abbiamo lavorato tantissimo, ma anche molto di più rispetto alla norma del Covid, quindi a prescindere, quindi veramente tantissimo. Ci siamo coesi, abbiamo iniziato a collaborare un po' di più, questo forse in questo ci ha aiutato proprio il Covid a imparare a collaborare di più, e questo ha creato anche una forza, e quindi la creazione anche di nuovi itinerari, nuovi percorsi che coinvolgono anche luoghi meno conosciuti dal turista e dal turismo in genere, quindi posti difficilmente raggiungibili, quindi venivano esclusi, invece adesso ci stiamo organizzando con dei daily, delle giornate diciamo dedicate, abbinando anche l'aspetto, ecco, enogastronomico. Una bella novità, quindi dall'olio tipico alle alici, insomma tutti i prodotti tipici, soprattutto del Cilento, perché pur essendo qui alla regione Campania, la zona che prediligo, preferisco insomma operare è proprio il Parco Nazionale del Cilento e anche del Parco Nazionale. Perfetto Missia, io ti ringrazio, sei stata gentilissima. Voi siete su Radio Vacanze e vi ricordo sempre di registrarvi ai nostri canali. È terminata questa prima parte, ci rivediamo tra poco. Ciao a tutti. Ciao. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Buongiorno da Mister Campania, questa è la seconda parte della nostra giornata qui alla Borsa Internazionale del Turismo Archeologico a Pestum, e con me c'è Giuseppe Di Bello di Archeotecnica. Giuseppe, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Allora, per chi non lo sapesse, cos'è l'Archeotrekking e quali sono le novità per il 2024? È un nome che abbiamo dato alla nostra attività come agenzia viaggi e turismo, che fa incoming sul territorio del Parco Nazionale del Cilento, Valle Mediana, Monte Murri. Sono logicamente un territorio così vasto, ma anche per chi arriva per la prima volta in Campania, magari da altre regioni, altre nazioni, anche sul resto della regione Campania. Il nome deriva dalla combinazione di due elementi molto presenti sul territorio del Cilento, e non solo, ma principalmente per quanto riguarda i luoghi naturalistici, che per poter riconoscere c'è bisogno di camminare un po', fare attività fisiche, e luoghi che sono combinati anche da luoghi archeologici, di interesse storico e culturale. Sicuramente conoscete Venezia, tanti, però come dicevamo prima, uno dei primi è stato Pisciotta, con Castelluccio di Pisciotta, che è un luogo particolare e da dove è derivato appunto il termine Archeotrekking. Abbiamo immaginato di chiamare la nostra attività Archeotrekking, un nome che calzasse in modo specifico sulla quello che è il territorio delle attività. Progetti per il 2024. Il 2024 si presenta in crescita anche rispetto a quello che è stato l'anno che si sta per chiudere, in crescita con attività che vanno dalle attività didattiche e laboratoriali per i più piccoli nel periodo primaverile, e poi
ma anche per i più grandi, per esempio per quanto riguarda l'enogastronomia, è uno degli ambiti molto richiesti perché ci vengono spesso richieste attività legate a quello che è un altro fattore importante del territorio Cilento, che è la dieta mediterranea. Quindi come poter scoprire quelli che sono stati gli elementi che portano anche alla longevità della popolazione che viene ed è stata studiata nel Cilento. Quindi tutto ciò che riguarda anche attività di nicchia, come dicevamo prima, il tuo è solo praticamente rovistare tutti i castagneti per andare a raccogliere castagne, le ultime che non sono state raccolte, praticamente mangiandole poi dopo. Perfetto, allora salutiamo Giuseppe e vi raccomando, vi invitiamo assolutamente a visitare il suo sito e magari ad acquistare qualche escursione fatta col suo team. Grazie Giuseppe, buona giornata, saluti da Miss Campania e da Radio Vacanze, ciao a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Eccomi a voi, siamo alla Fiera Internazionale del Turismo Archeologico, la Fiera Internazionale del Turismo Archeologico qui a Pestum, e con me ho il responsabile commerciale dell'associazione MIDA, il signor Coronato. MIDA, grazie innanzitutto, MIDA è un acronimo che sta per Musei Integrati dell'Ambiente, quindi le grotte, ma non solo grotte, intorno alle grotte abbiamo realizzato un sistema di musei con l'unico museo del sud in Italia, dove raccontiamo la pelle del pianeta, raccontiamo i 3 metri sotto i nostri piedi, ma vuole essere anche un messaggio rispetto all'agenda 2030 per la salvaguardia del centro del sud. Oltre a questo siamo presenti alla BMTA ormai da decenni, perché noi abbiamo una grande realtà archeologica, un sito davvero unico, è l'unico sito sfello archeologico di parafitte ritrovate in grotta al mondo. E noi abbiamo aperto un museo dove raccontiamo questa grande unicità di queste grotte, un sito che risale al bronzo medio. E oltre a questo abbiamo creato anche praticamente questi video con gli Oculus, dove abbiamo ricostruito il villaggio palafitticolo di 3500 anni fa. Bellissimo. Ragazzi, stiamo parlando logicamente delle bellissime, bellissime grotte di Pertosa. Ci troviamo nell'entroterra cilentano, sono veramente, veramente da vedere, assolutamente da vedere, perché sono spettacolari, effettivamente sono uniche, perché al loro interno hanno anche un corso d'acqua navigabile. Un fiume sotterraneo, l'unica in Italia ad avere un fiume sotterraneo navigabile, il fiume Negro, dal greco Nigere, che significa appunto proveniente dall'oscurità, dal buio delle grotte, un'esperienza davvero indimenticabile da fare. Ma con questo vogliamo dire che sono le grotte più belle d'Italia, perché ogni grotta ha la sua particolarità, la sua suggestività, la sua peculiarità. Anche le grotte di Castelcivita, che si trovano dall'altra parte del massiccio degli Alunni, sono davvero spettacolari, sono da visitare. Quindi venite nel nostro territorio, del Parco Nazionale del Cilento, Vado di Gia e Alunni. Esatto, perfetto. Straordinario. Assolutamente. Tra l'altro ci sono delle bellissime attività che si possono aggiungere all'esperienza naturalistica delle grotte, perché ci sono tantissimi borghi da visitare, c'è Auletta. Auletta, siamo vicino alla città. Assolutamente, vicino abbiamo la città di Paluna, Teggiano, Auletta, Buccino, ma tutto il Cilento. E soprattutto poi diciamo abbiamo una grande gastronomia, una grande cultura di gastronomia, siamo madre della dieta mediterranea e quindi si trovano i prodotti veramente a metà zero, straordinarie eccellenze e presi di sviluppo. Perfetto, io ti ringrazio da parte di Radio Vacanze, la radio del turismo. Ragazzi, vi ricordo, iscrivetevi ai nostri canali proprio per rimanere informati delle tantissime bellezze che teniamo nella nostra regione Campania. Gli facciamo ancora vedere
la brochure delle grotte e vi aspettiamo quando sono sempre aperti. Noi siamo aperti praticamente in estate da aprile fino a settembre tutti i giorni, dalle 10 alle 18 c'è sempre la possibilità di visitare queste grotte, conviene sempre la prenotazione e poi da settembre fino a gennaio chiudiamo solo il lunedì, mentre dal 7 gennaio al 14 febbraio chiudiamo per una questione di salvaguardia di ricambio dell'area, perché noi ci teniamo molto anche alla salvaguardia del sito. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Ciao a tutti da Mr. Champagne. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Rieccoci qui alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum. Io sono Mr. Campania, siete su Radio Vacanze, la radio del turismo in Italia, e con me c'è Fabio Delle Cave, consulente alberghiero in digital marketing. Fabio, buongiorno, benvenuto alla nostra postazione di Radio Vacanze. Tu stai affrontando degli argomenti molto interessanti a livello di vendita alberghiera online, e cioè quello della sostenibilità, che è un argomento molto importante che rientra anche nell'agenda 2030. Allora, dacci innanzitutto qualche consiglio e poi spiegaci come capire la struttura, quando è sostenibile e quanto è sostenibile. Allora, come giustamente vi diceva Enrico, oggigiorno il viaggiatore post-Covid è completamente cambiato. È un viaggiatore che cerca soluzioni di viaggio, strutture, ristoranti che siano tutti ecocompatibili. Questo lo notiamo principalmente perché, occupandomi di digital marketing e di vendita online ed offline per grandi strutture alberghiere, abbiamo notato che anche i grandi della vendita online si stanno adeguando a questa tipologia di viaggiatori. Come lo stanno facendo? Google ha creato un team che si occupa solo ed esclusivamente di andare ad individuare tutte quelle strutture che attuano delle pratiche sostenibili. Stessa cosa l'ha fatta anche Booking. Oltre a Booking, ogni anno ci regala un report di sostenibilità dove appunto ci racconta che cos'è e come sta cambiando il viaggiatore, e basta fare una semplice ricerca online sulla piattaforma booking.com e potete vedere che sotto al nome della struttura, subito sotto l'indirizzo, sono state inserite il livello di sostenibilità. Ovviamente io che mi occupo di digital marketing, questa modifica di Booking non è una modifica da prendere molto alla leggera, vuol dire che veramente il futuro viaggiatore è un viaggiatore ecosostenibile, quindi Booking sta dando la possibilità alle strutture di comunicare al viaggiatore o al futuro viaggiatore che la struttura attua delle azioni sostenibili sia per il bene dell'ambiente che per soddisfare le richieste di questo nuovo trend di viaggiatori. Quindi immagino anche che il ranking delle strutture all'interno delle pagine di Booking possa cambiare, cioè l'algoritmo possa cambiare. Ad esempio Google è completamente influenzato dalle strutture sostenibili, quindi Google ha dato la possibilità a tutti i possessori della scheda Google My Business di poter segnare all'interno delle informazioni della struttura quali sono le pratiche che la struttura sta adottando per diventare ecosostenibile, tenendo conto che il 75% dei viaggiatori cerca strutture sostenibili, di conseguenza Google andrà a mostrare al viaggiatore solo ed esclusivamente strutture che attuano politiche di ecosostenibili. Questo cambiamento lo si vedrà e lo si sta vedendo in realtà anche riguardo l'experience che vivono poi, che ricercano sì, i viaggiatori. Sì, quindi i viaggiatori non vogliono più il semplice ristorante, ma vogliono un ristorante dove è garantito che i prodotti siano prodotti a chilometri zero, non solo per avere quell'esperienza del prodotto, ma anche per dare un'impronta sostenibile al territorio e al ristorante di conseguenza.
Perfetto, Fabio. Allora, i nostri minuti a disposizione sono praticamente terminati. Ti ringrazio. Argomento, ragazzi, grandissimo, importantissimo. Eventualmente vi invitiamo a... Per scoprire tutte le tecniche, esatto, o le piccole azioni che potete fare, vi consiglio di collegarvi al mio sito web, che è www.fabiodellecave.com. Nella sezione news, proprio a breve sarà, diciamo così, creato un articolo dove proprio spiego alle piccolissime strutture quali sono le semplici azioni da fare e come comunicare queste azioni ai viaggiatori. Sicuramente è un nuovo trend che vi invito a non farvi scappare. E così lo contattate anche perché fa il consulente. Allora, abbiamo terminato la nostra seconda parte qui alla Borsa del Turismo Archeologico di Pestum. Io sono Mr. Campania, voi siete su Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia, e ci ritroviamo tra qualche minuto. Ciao a tutti dalla Borsa di Pestum. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Allora, rieccoci ritrovati su Radio Vacanze, io sono Mr. Campania, siamo alla Borsa Internazionale del Turismo Archeologico qui a Pestum e con me è l'assessore Casucci alla Regione Campania. Buongiorno assessore, grazie per essere qui con noi su Radio Vacanze. Allora, ormai siamo arrivati alla 25esima edizione qui della Borsa della Archeologica della Campania. Cosa si prevede per ulteriori sviluppi legati alla fruizione dei tantissimi siti che ancora non sono purtroppo visitabili? Beh, innanzitutto si prevede la possibilità di creare una rete tra i comuni, quindi tra gli enti locali, con le associazioni di categoria, con gli imprenditori, ma anche con le associazioni di tutto il mondo delle organizzazioni non lucrative, per realizzare una rete territoriale, coinvolgendo le proloco, una rete territoriale in cui tutti siano consapevoli dei beni di cui dispongono, innanzitutto rendendo la cittadinanza pronta a difenderli, a preservarli e non a offenderli, e poi rendendo questa condizione di consapevolezza l'elemento qualificante una promozione turistica nel tempo, che sia quella di una valorizzazione rispondente alle caratteristiche dei luoghi stessi, in maniera tale da non snaturarli ma creando le condizioni affinché quei luoghi siano il più possibile preservati. Quindi stiamo lavorando su questo, abbiamo un bando borghi aperto che lo sta curando SCABEC, quindi una rete borghi aperta, quindi anche per occuparci dello spopolamento. Abbiamo lavorato sugli itinerari con il bando POC dei 6 comuni, stiamo lavorando sulle linee guida per la DMO, quindi per delle attività di organizzazione di marketing territoriale che siano, certo, il più possibile strutturate, quindi stiamo superando anche un'idea un po' vecchia dei poli turistici locali come se fossero la soluzione al problema solo perché erano scritti sulla carta normativa. Abbiamo invece verificato l'esigenza di aree territoriali un po' diverse anche da quelli degli ambiti turistici territoriali omogenei, quindi anche delle aree che sono tematiche, non solo territoriali per omogeneità territoriale, ma anche per tematicità, un'omogeneità tematica, e anche questo, su questo stiamo lavorando, stiamo immaginando un rapporto di collaborazione e di coesione tra le aree costiere e le aree interne, perché la nostra risposta deve essere una risposta unitaria, coesa. La coesione economico-sociale non solo costituisce il presupposto stesso dell'Unione Europea, ma costituisce il presupposto stesso del regionalismo. Certo, è giusto creare proprio una rete forte che possa ulteriormente far sviluppare il territorio. Le faccio un'ultima domanda, turismo delle radici è un trend o potrebbe essere un attrattore? Una bella domanda, è sicuramente un attrattore, sta diventando purtroppo un trend, nel senso che sta diventando l'illustrazione di un progetto che però è più sulla dimensione della comunicazione che nella dimensione della realtà. Turismo delle radici è una cosa che c'è sempre stata, quindi le persone che sono emigrate hanno dei fortissimi legami, spesso hanno dei fortissimi legami con i propri territori e tendono a tornare o a far tornare i propri discendenti.
Molte hanno anche fatto degli investimenti che non sono serviti a nulla, molte aree dell'Irpinia e del Sannio hanno, soprattutto dopo il terremoto, ci sono stati parecchi investimenti realizzati grazie alla mano pubblica che ha dato fortissimi aiuti per la ricostruzione, in cui le persone hanno realizzato anche immobili che poi l'hanno lasciato abbandonare. E quindi il turismo delle radici non deve essere confuso con un trend, quindi con una tendenza al recupero del legame territoriale che c'è sempre stato e che continua ad esserci. Ma il turismo delle radici è una cosa un po' più complicata, nel senso che è una cosa che fa diventare il turismo stesso, connesso alle radici familiari degli individui, un'occasione di crescita economica e di investimento economico, certo. Di investimento economico proattivo, nel senso di investimento economico in cui la mano pubblica e quella privata creano delle condizioni di cooperazione, condizioni di grande alleanza per immaginare una memoria che diventa una memoria su cui si costruisce qualcosa che sia il più possibile legata ad un itinerario turistico, una destinazione territoriale, un'opportunità viaggio. Fare tutto questo significa lavorare molto più nel tempo, il 2024 è proprio dietro l'angolo ed è difficile che si raggiungano tutti gli obiettivi nel 2024, certo. Il Ministero secondo me ha cominciato a lavorare bene ma si è un po' perduto strada facendo, c'erano i 20 milioni del piano Borghi che non so bene come sono stati poi utilizzati, per molti aspetti ci sembra che siano stati utilizzati poco rispetto alle promesse del passato, del precedente governo, questo governo mi sembra che stia lavorando anche su questa progettualità ma non ci sta lavorando con quel coordinamento al tema Borghi che invece nasceva nell'originario progetto, quindi ho qualche preoccupazione che diventi una moda che dura un anno, sono anche però molto motivato, anche devo dire grazie alla stessa rappresentanza ministeriale, alcune persone sono molto interessate, penso agli eventi internazionali, certo. Penso all'Argentina piuttosto che a New York, penso ai grandi eventi internazionali, però penso che questi eventi siano dei traini, degli attrattori, ma sono gli attrattori sull'outgoing, non tanto sull'incoming, invece certo. Noi dobbiamo lavorare molto più sull'incoming, mi sembra molto più utile lavorare qui la Borsa Mediterranea e il turismo archeologico lavorando sul tema dell'incoming che per noi è molto importante. Bene, allora Assessore, io la ringrazio a nome di Radio Vacanze, a nome mio di Mister Campania, ci rivedremo sicuramente alla prossima Fiera del Turismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.